Buonasera, il siciliano Enrico Grimaldi della scuderia Etna sul Siginolfi BMW ha dunque vinto la 27esima edizione della gara automobilistica in salita a Ponte Corace e Tiriolo, battendo di oltre 2 secondi Angelo Palazzo, che nelle prove aveva segnato il miglior tempo, e di 12 secondi il catanzarese Francesco Ferragina, che però ha corso su una macchina di potenza inferiore, una Lucchini Alfa Romeo. 120 i corridori che hanno partecipato alla manifestazione, tra cui i fratelli Carlo ed Emilio Scola, che sono arrivati al traguardo al quarto e quinto posto. Tra i primi 10 della classifica assoluta sono finiti 4 calabresi, oltre a Ferragine, e cioè Santi Caratozzolo, Ciccio Misasi, Antonio Loddo e Michele De Furia. La manifestazione sportiva è stata organizzata dall'Automobile Club Catanzaro, presieduto da Giuseppe Virgillo, in collaborazione con Autofamar Ruggero. È stata patrocinata da diversi enti. La premiazione e la consegna delle coppie a tutti i migliori classificati delle varie categorie ha concluso la manifestazione sportiva con l'arrivederci al prossimo anno. La 27esima edizione della cronoscalata di Tiriolo è finita da pochissimo. Siamo qui nel piazzale dove ci sono tantissimi tifosi, tantissimi sportivi che hanno seguito la gara, e siamo anche con i protagonisti di questa manifestazione. Cominciamo dal presidente dell'ACI, Virgilio. Io a nome di tutti gli amici che sono qui vicino a me, dal consiglio direttivo, dal barone De Paola, dagli sponsor, naturalmente a tutti i collaboratori, che devo dire, siamo contentissimi, 120 piloti in una splendida giornata, anche con un contorno entusiasta di pubblico, di autorità, il sindaco qui presente. Che cosa possiamo dire? Ne siamo contenti. Contenti perché l'insieme dell'organizzazione, il lavoro nascosto di tutti i nostri collaboratori e le collaboratrici ci serve da stimolo per andare avanti, per migliorare, per avere più piloti, per avere un meraviglioso pubblico e, perché no, per avere una Calabria sportiva all'altezza di questo anno e all'altezza del 2000. Diceva allora il presidente di avere una Calabria all'altezza del 2000, il sindaco di Tiriolo che ogni anno ospita questa bella manifestazione. Ormai questa gara è entrata nel solco delle migliori tradizioni di Tiriolo, io dico appunto della Calabria in genere. Io devo esprimere un ringraziamento a tutti i partecipanti, ai piloti innanzitutto, ma alla splendida organizzazione che ancora una volta si è dimostrata all'altezza delle migliori tradizioni sportive della Calabria. Abbiamo vissuto una magnifica giornata di sport, l'augurio è che il prossimo anno ci ritroviamo di nuovo qui a Tiriolo per vivere un'altra magnifica giornata sportiva. Grazie, e sentiamo anche la voce di uno degli sponsor. Io sono contento di aver sponsorizzato questa gara, finalmente si è ripresa, e con l'aiuto anche del presidente dell'Automobile Club di Catanzaro. E non manca naturalmente anche la presenza femminile. L'organizzazione è splendida, senza dubbio, io ho fatto del mio meglio, ma l'artefice di tutto è sempre il barone De Paola. Franco Ferragine, che rappresenta l'ACI Catanzaro, è arrivato terzo assoluto e primo di categoria. Sì, ho fatto una gran bella gara, un risultato che non nemmeno io mi aspettavo. Ci ho tenuto tantissimo perché chiaramente questa è la gara di casa che vanta una tradizione bellissima, e di conseguenza ho cercato di dare il mio meglio. È uscito quello che è uscito. Questo è il miglior tempo realizzato in tutti questi anni di gare, vero? Di questa classe penso che sia senz'altro il nuovo record del tracciato. Torno a ripetere, mi pare che il record è stato abbassato di circa, dunque ho fatto 54, era 59, 5 secondi circa. Sì. Prossimo futuro che cosa prevediamo? Ma quello di fare ancora di più, di farci la mano e cercare di essere più competitivo possibile, perché io sono al secondo anno con la Sport, quindi ho tanta strada ancora da correre e tante esperienze da maturare. Bocca al lupo allora. Crepi, grazie. Grimaldi, siamo a quota 11, una squadra di calcio. Siete che Tiriolo mi porta fortuna. Ha avuto problemi per questa gara oppure no? Diciamo che ho fatto una gran faticata a portare sulla macchina con questo tempo, ho fatto 46, non è il record perché il record l'ho fatto 2 anni fa a 43, però ho faticato più oggi a fare 46 che quando ho fatto il record a 43. Ci tolgo la curiosità, ma queste due belle ragazze chi sono? Amici, amiche. Sono porta fortuna? Porta fortuna, porta fortunissima.